Lick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ujona Barcaccio. Parliamo di Bologna e facciamolo con le dichiarazioni rilasciate da Kevin Bonifazi, che ha parlato alla penna dell'arresto del Carlino. E c'è una lunghissima intervista dove c'è appunto la confessione a 360 gradi del Kevin Bonifazi, che ne dice, e ne dice anche di interessanti, specialmente un punto dove vorrò sottolinearmi in codesto video. Bene, andiamo dunque adesso a vedere che cosa ci ha detto il Kevin. Va bene, prima però iscrizione, condivisione, mi piacino, pollice sempre alto a Markman per sostenere in maniera gratuita il canale. Spam, va bene, permesso e concesso. Mo grazie, mo sorbolina, porca di quella vacca, ha parlato Kevin Bonifazi. Ci stavi proprio mancando, caro Kevin. Comunque, bando alle ciance e ciancio alla bamba. Andiamo a vedere nel fino che cosa ha dichiarato. Allora, innanzitutto la nota più lieta di tutte e di cui sono contento è che le condizioni del Bonifazi stanno migliorando. Difatti ci ricordiamo che purtroppo ha avuto un infortunio, no, nella partita, mi par di ricordare, adesso non mi ricordo se fosse quella con il Lecce, comunque in una delle partite dove lui era titolare si infortunò. E quindi poi è rimasto fuori e si è saputo poco poi di lui. Adesso dichiara che sta meglio e che sta lavorando molto in questa vacanza e che si farà ritrovare pronto quando si ricomincerà, e che sta seguendo tutto un piano programmato con la società stessa per rientrare al meglio. Bene, di questo sono sicuramente contento. Poi dice che è stato contento di aver ricevuto applausi nelle ultime uscite e il rapporto con la città lo vive in maniera complessa, perché lui sa meglio di noi, certamente qua a Bologna non è partito con il piglio giusto. Io quando dico, Kevin, che non sei partito con il piglio giusto, non è perché hai la faccia un pochino, no, da austero, che sembra saper tutto lui, o perché c'hai i muscoli grossi. A me queste cose qui non interessano, o comunque passano in secondo piano. In primo piano, Kevin, c'è la tua prestazione che devi mettere in campo, e bisogna quantomeno dire che qua a Bologna, nella summa totale da quando sei arrivato ad oggi, non è che certo hai sfavillato per prestazioni fatte, anche perché sono quasi più le partite dove in ogni di queste che tu hai giocato hai commesso un qualcosa anche di molto grossolano, come errore intendo, va bene, che altre dove fortunatamente, specialmente da quando è arrivato poi Thiago Motta, si è visto effettivamente l'inizio di un nuovo Kevin Bonifazi prima dello stop. Perché dico e sottolineo questo? Perché tra le cose che Kevin Bonifazi dice è essersi un attimo amareggiato di tutte le critiche e delle cose cattive che sono state dette su di lui. E Kevin Bonifazi sicuramente qua c'ha ragione quando dice: quando ho letto di gente che mi augura di spaccarmi pur appunto di non vedermi più in campo, mi rende triste questo, ma non per me, ma per il calcio in sé. Qua c'ha sicuramente ragione. Ad esempio, nel mio piccolo io non ho mai augurato assolutamente alcun male a Kevin Bonifazi. Magari posso avergli augurato di trovarsi un'altra squadra, questo sicuramente, ci metto la faccia, ma sicuramente non ho mai augurato al ragazzo altre genere di sfighe. Quindi sotto questo punto di vista solidale a lui, e qua c'ha ragione. Poi ritorna, perché dice questo? Perché dice io non sono un lavativo, dice, io mi impegno. Ok, quando una persona si impegna la si può attaccare, ma non sui valori della persona stessa, dice. E poi ritorna dunque proprio su questo argomento da lui introdotto. Evidentemente il giornalista gli chiede del ritardo che fece in allenamento quando c'era Sinisa Mihajlovic,
E lui dice, in sostanza, senza stare a leggere tra virgolettati dell'intervista, l'ho letta, quindi ve la dico così d'amblè, dice, sì è vero, quel giorno io sono arrivato in ritardo, però dice, sfido chiunque nell'arco lavorativo di un anno a non arrivare sul luogo di lavoro in ritardo una, due, ma anche tre volte. Vuoi perché magari c'è stato traffico, un incidente, ho dovuto mangiare i tortellini in brodo. Insomma, dice, può capitare e io ho pagato, dice, quella volta, accettando di non giocare, va bene, quando invece potevo scendere in campo e sono stato zitto, accettando tutto. Nella maniera come giusto lui dice che sia, visto che c'è un regolamento. Ma quello che appunto non gli è andato giù è essere evidentemente stato troppo crocefisso, ok? E essere stato messo troppo alla mercé mediatica per quello che era successo. E ricordiamoci in primis, e io penso lui qua si riferisca soprattutto al trattamento che il suo ex allenatore Siniša Mihajlović gli riservò in conferenza prepartita, ok? Quindi dice, a me sta bene tutto, però secondo il Bonifazi c'era un limite e lo si era travalicato. Poi gli chiedono invece su Thiago Motta, cosa ne pensi? Qua dice la cosa su cui appunto mi voglio soffermare, qua leggo il tra virgolettato. La vera forza del mister è la sua umanità, chiosa così Bonifazi, lo ripeto, la vera forza del mister è la sua umanità, ha saputo coinvolgere tutti. Mi ricorderò sempre un dettaglio, il primo giorno ci ha aspettato tutti davanti alla porta della sala video, ci ha stretto la mano, chiamandoci ognuno per nome. Può sembrare una banalità, invece è stato un gesto che ha rotto subito le barriere. Ha creato un'intimità che magari non c'è stata con altri allenatori in passato. Seconda cosa, dà l'esempio di come si debba lavorare. Quando hai il leader come esempio, o gli vai dietro o sei fuori. Thiago ci ha stimolati, poi ci ha messo le competenze tecniche che credo si siano viste. In tempi non sospetti, lo dicevo nell'intervista, aspettate, la strada è quella giusta. L'ho detto quando perdavamo e lui veniva criticato. L'ho detto dopo la vittoria in Coppa Italia, sono contento perché questa gara darà forza e coraggio a uno staff che se lo merita. Arriveranno i risultati e infatti sono arrivati 5 vittorie su 6. Questo è la cappella, ok, che ha detto il Bonifazi. La cappella ovviamente introduttiva, intesa, non fraintendetemi, non cappelle di quelle del tipo, quelle che si vedono, caro Kevin, quando Zweig in campo, non quel tipo di cappella. Cappella introduttiva sulla chiosa del Thiago Motta. E io voglio sottolineare oltremodo, quando dice la forza del mister del Thiago Motta è la sua umanità, bisogna chiedersi perché Bonifazi, secondo voi, ha avuto necessità di iniziare con questa frase. Probabilmente, e qua lo vediamo poi nel prosieguo di quello che lui dice, creato un'intimità che magari non c'è stata con altri allenatori in passato. Io voglio cambiare intimità, se non cambiare aggiungendovi magari anche umanità che altri allenatori non avevano in passato. Perché se c'è una cosa che su questo canale abbiamo sempre raccontato e detto, è che Mihajlović molto probabilmente con la maggior parte di questi giocatori che aveva non riusciva a toccarne le corde giuste, svilendo il parco umano che si aveva in squadra. Basti pensare agli Orsolini, Rinato con Thiago Motta, persino Bonifazi nelle ultime partite dove Thiago Motta gli ha dato estrema fiducia ha fatto vedere di essere quasi un giocatore diverso da quello che ci aveva abituato a farci vedere quando scendeva in campo con in panchina Mihajlović. Si può solo pensare, senza contare che ha fatto giocare gente che Mihajlović manco conosceva, a detta sua tra l'altro, ma lasciando stare questo, io sarei curioso anche di vedere che colpo, purtroppo questa non è più fattibile, ma ad esempio se ci fosse stato ancora uno Skovolsen, sarei stato curioso di vedere, perché io con Thiago Motta intendo,
pur continuando ovviamente a ribadire che io non ho nessun ripianto, non scomorso, perché lo dico, ci metto la faccia, a me è un giocatore che per indole non mi piace, quindi nessun rammarico. Però quello che, su cui voglio sottolineare è che Thiago Motta è un allenatore di cabeza, è un allenatore che empatizza con i suoi giocatori, evidentemente sa come trattarli. Mihajlovic era troppo offuscato dal suo ego, lui metteva il suo ego davanti a tutto, e l'importante era come lui appariva, ok? Lui faceva tutto in ottica io. Invece Thiago Motta sta riuscendo nell'ottica della squadra. Thiago Motta è un leader carismatico, se non altro da quello che ha fatto vincere in questo inizio di avventura qua nel Bologna. E dall'intervista di Bonifazi, secondo me, tra le righe si legge proprio questo. Quindi mi verrebbe da dire, ovviamente non è una parafrasi perché è una cosa che dico io, Bonifazi non l'ha detta, si è inteso, ma mi verrebbe da dire che sia lodato il cambio a questo punto, anche secondo il Bonifazi, leggendo tra le righe. Bene, andando avanti, dice sull'Europa, gli chiedono a livello qualitativo, potremmo anche esserci, ci manca la consapevolezza di chi siamo. A gennaio avremo un percorso difficile, ma non dobbiamo affrontarlo con il mood da se perdiamo ci sta, il resto è tutto di guadagnato. Questo mood che Bonifazi recita, se perdiamo ci sta, il resto è tutto di guadagnato, lo dico io, non l'ha detto Bonifazi, per cui è un secondo me, ma secondo me questa frase è esattamente un tra virgolettato di quello che Mihajlovic andava sempre a ribadire, ok, negli spogliatoi ai ragazzi. È un secondo me, non sono parole di Bonifazi, ma la frase che Bonifazi dice, se perdiamo ci sta, il resto è tutto di guadagnato, dicendo che bisogna cambiare questo mood, secondo me era una frase tipica di Mihajlovic. E lui dice, aggiunge dopo, infatti, sono sicuro che Thiago Motta ci aiuterà, lui ci fa capire tutti i giorni che l'obiettivo è vincere la prossima gara. Quando faremo nostra questa mentalità, finisce il Bonifazi, allora scatterà quel quid che fa la differenza. Quindi, insomma, queste sono le parole del Bonifazi, ha detto altre cose proprio sul rapporto di Mihajlovic, glielo chiedono a fine intervista, e lui dice, abbiamo provato a mandargli dei messaggi, ma ha avuto giorni poco buoni, tramite De Silvestri e Soriano, gli abbiamo mandato dunque un abbraccio. Qui bisogna dare un attimo di interpretazione. Io come la interpreto? Che non è che fosse impossibile mandare un messaggio a Mihajlovic perché si faceva irreperibile. Probabilmente la squadra, come Bonifazi stesso sembra, ha mandato un messaggio a Mihajlovic, ma Mihajlovic ha fatto orecchie da mercante, magari non rispondendo a nessuno, non lo so. E quindi per far sentire appunto la loro vicinanza nei confronti di un uomo che sicuramente era in un contesto difficile, si sono fatti portavoce appunto i suoi due amici che sappiamo essere Lorenzo De Silvestri e Roberto Soriano, che sono molto vicini alla persona Sinisa Mihajlovic, e tramite loro sicuramente il messaggio di saluto da parte del gruppo è arrivato. Anche questa è la mia interpretazione. E anche se vogliamo, io posso capire che Mihajlovic abbia ovviamente preso molto male al licenziamento, per carità, come nella logica forse delle cose che sia, però insomma forse il fatto che sia stato per lui così impattante ne certifica la bontà dell'operazione fatta dalla dirigenza del Bologna, cioè di allontanarlo, perché in condizioni normali siamo tutti d'accordo, non sarebbe stato così impattante. Ergo, ne si evince che Mihajlovic era in estrema sofferenza e difficoltà e che con quel mood non poteva continuare ad allenare il nostro Bologna. Bene, gli chiedono infine una sorpresa secondo Bonifazi e lui dice: Moro, ci sarà un'evoluzione a qualità e grandi idee. Fatemi sapere se siete d'accordo anche su queste ultime dichiarazioni lasciate da Kevin Bonifazi.
qua sotto Bosco Mente, attivate campanaccio, ci sentiamo al prossimo. Chiacchieramaro.